nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia, e ancora classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. Questo programma è offerto da Schröders. Bentrovati da Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Ecco come lo spread strozza le banche e i risparmi. Capitombolo di Piazza Affari è la maglia nera europea. Emergenti sotto pressione e intanto la Cina crolla. Tutto pronto, sarà la consulenza del cambiamento. Reclutamento, Azimut e Banca Generali al comando. Cripto e fintech per i professionisti della finanza. È un'analisi puntuale sulle dirette conseguenze dei movimenti dello spread sul capitale delle banche, quella degli analisti di siti proposta da Luca Gualtieri sulle pagine di Milano Finanza. Come riporta l'approfondimento, l'aritmetica dello spread è implacabile. 50 punti base in più di differenziale erodono dello 0,2 il capitale di prima qualità delle banche italiane. Ma la valutazione più allarmante proviene da un banker anonimo. Se lo spread si avvicinasse a quota 400, la situazione si farebbe critica e diverse banche saranno costrette a varare piani di rafforzamento patrimoniale. Molti operatori temevano un avvio a tinte piuttosto grigie per la piazza milanese e così è stato. L'attesa reazione negativa del mercato alla lettera con cui venerdì sera la Commissione europea ha espresso al governo italiano la sua preoccupazione per le previsioni di deficit è stata piuttosto decisa. Il FTSE MIB ha fatto segnare in mattinata la peggiore prestazione sotto il 2% ai minimi da aprile del 2017 in un vecchio continente già contagiato da un calo generale degli indici. La borsa di Shanghai riapre nel peggiore dei modi dopo una pausa di una settimana per la festività della Golden Week. L'indice Shanghai Composite è arrivato a perdere in chiusura quasi il 4%, scontando le continuate pressioni commerciali con gli Stati Uniti. E a nulla è servito l'intervento della banca centrale del paese, la People's Bank of China, che ha deciso di ridurre per la quarta volta quest'anno il tasso di riserva obbligatoria. Sarà Napoli a far da cornice il 9-10 ottobre 2018 a un'edizione di Consulenza, l'evento ANAS dedicato all'advisory, che si annuncia senza dubbio carica di temi caldi per la professione. Sul sito blurating.com ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Maurizio Buffi. Offriremo ai partecipanti della manifestazione tutti gli strumenti necessari per affrontare al meglio i cambiamenti nel mondo della consulenza, ha annunciato lo stesso Buffi. Prevalgono le uscite di consulenti finanziari nel comparto Assoreti nel mese di agosto. Sono ben 6 le banche reti che fanno registrare un turnover negativo. Widiba, Allianz Bank, Banca Mediolanum e addirittura in doppia cifra Finico Bank, IV Bank e il fanalino di coda Deutsche Bank Financial Advisors. Una è a saldo zero, BNL, BNP Paribas, Life Banker, mentre registrano una crescita dell'organico in 5, Consultinvest, Fideuram, Credem e infine Azimut e Banca Generali che guidano il ranking del reclutamento con 4 ingressi ciascuna al netto del turnover. Si avvicina il momento della prima conferenza italiana dedicata agli investimenti in criptovalute e fintech. L'11 e 12 ottobre si svolgerà a Milano Tricode Convergence, la prima investor conference italiana che ha come obiettivo quello di creare una piattaforma di incontro e sviluppo tra investitori e imprenditori. L'evento, che si terrà presso il Museo della Scienza e della Tecnica, sarà focalizzato sugli strumenti di fundraising tradizionali e innovativi al servizio dei nuovi progetti d'impresa. Eccoci ai consigli del giorno per gli acquisti in borsa. Suggeriamo Anima Holding, Fincantieri, Telecom Italia, Banca Mediolanum, Banca MPS, Acea, Credem, CNH Industrial. Eccoci con la migliore e la peggiore performance nella categoria dei fondi comuni aperti retail quotati in Italia. A guidare la classifica odierna un fondo HSBC, mentre la maglia della peggior di giornata spetta un fondo di BlackRock. Qui da Blue Rating News è tutto, ci vediamo domani. Questo programma è offerto da Schröders.
nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola.